Bella Wolfini e bentornati nel Lone Wolf 92 Charmer. Siamo tornati con il secondo episodio del Foot Draft. E allora, ragazzi, squadra che vince non si cambia, quindi terremo Aubameyang e Ferreira Carrasco con Ronaldo a sinistra. Centrocampo tutto italiano con Guarin, Pjanic e Parolo, ovviamente italiano intendo la Serie A. E allora andiamo a vedere il nostro sfidante, che praticamente è questo. Noi abbiamo preso questa maglietta e ci piace molto, che ovviamente è la maglietta del Jomina Team, quindi è molto figa. Allora, questo avversario ha Sanchez, Pedro prima punta e Walcott. Poi ha anche Schweinsteiger, Cazorla, comunque una buona squadra, e Ozil, una buona squadra, sì, non c'è che dire. Devo dire che subito ha fatto un cambio, ragazzi, ha messo Messi al posto di Pedro, però al terzo minuto subito il pallone per Aubameyang, che vede Ronaldo, ma cicca il pallone. Attenzione, adesso Ronaldo fa una finta, entra dentro, tenta il tiro, fuori di poco, peccato. Subito al quarto minuto, e allora siamo direttamente al quindicesimo con Cristiano Ronaldo, che fa una finta, punta gli avversari, Skrtel non lo vede più. Attenzione, Ronaldo, ancora un'altra finta, si gira, entra dentro, lo fa il portiere e poi arriva lui, Ferreira, Carrasco, 1-0. Grandissimo, mamma mia, Cristiano Ronaldo, signori, però se entrava aveva fatto veramente l'azione perfetta. Begovic non ha potuto fare nulla al secondo tiro, aveva fatto un paratone qua. Mamma mia, che azione Ronaldo, e poi Ferreira, Carrasco che è lì, è una sicurezza. E allora Parolo può vedere subito Aubameyang, Aubameyang di nuovo contro il portiere, Aubameyang che è velocissimo, 2-0. Mamma mia, in 26 minuti subito così, questa semifinale. Tanta roba Aubameyang, però. È partito a manetta. È partito una bomba sul primo palo. Ma il nostro avversario non ci sta. Con Theo Walcott ora tenta di fare un'azione sulla fascia. Ghoulam tenta di fermarlo, ma Walcott è velocissimo. Ancora Walcott che vede Ben Arfa. Fa il tiro! Mamma mia! Paratone del nostro portiere Adler. Grandissimo. E allora adesso però Ronaldo può recuperare il pallone. Ronaldo contro Debussy. Se ne va in velocità. Tenta di fare il coattone. Vediamo. Mamma mia, sombrero. Ancora Ronaldo. Continua ad entrare. Attenzione, non sa più che fare. Ha esagerato. Ha esagerato. Allora, pallone per Ferreira Carrasco. Ferreira Carrasco può andare. Dopo aver fatto 28 finte, si è fatto levare il pallone. Benissimo, vabbè, comunque andiamo avanti. Siamo al 45esimo minuto, finisce il primo tempo, ragazzi, 2-0. Abbiamo giocato abbastanza bene. Spada FC l'abbiamo abbastanza contenuto, comunque alla fine non è andata male. E allora però adesso Ferreira Carrasco si fa recuperare il pallone da Kurzawa. Neymar ci punta, attenzione, ha fatto entrare anche Neymar nel secondo tempo, nel frattempo, secondo tempo, Pjanic tenta di vedere Aubameyang ancora in velocità, però attenzione, recupera proprio il pallone, lo ritrova stavolta Aubameyang contro il portiere, Aubameyang! Mamma mia! Il pallone entra ugualmente, un tiro abbastanza particolare, Begovic, e anche in questa occasione è riuscito a fermare il velocista prima punta. Incredibile. Allora 3-0, 77esimo minuto. Però attenzione, Lionel Messi viene pescato e trova la rete. Però mi sembra di aver visto che è partito da posizione irregolare. E difatti è così, è fuori gioco, signori. Quindi era riuscito a fare un'azione carina, però è stato colpito dal fuorigioco. Allora adesso Opara, che abbiamo fatto entrare per non so, così provarlo. Trova subito Ronaldo. Ronaldo sulla fascia da solo fa uno stop da paura, signori. Attenzione, entra con il tacco. Ancora Cristiano Ronaldo. Ronaldo, ancora una finta. Wow! Ha tentato il blanco gol. Che cosa sta combinando Ronaldo oggi? È proprio Ronaldo. Allora continua. Continua a dar fastidio a Skrtel, che lo punta. Continua con una serie di rabone, signori. Con finta, ovviamente. Però poi viene fermato con un calcio di punizione al 90esimo. Va proprio Cristiano Ronaldo. Guarda il portiere, sicuramente tenta il tiro! Mamma mia! Begovic stavolta c'è, ma finisce qui, signori. Finisce qui, 3-0, semifinale abbastanza dominata. Non ci sono state grandissime occasioni per il nostro avversario. Però, comunque, Aubameyang ha fatto una grandissima doppietta con Ferreira Carrasco, che ha trovato il gol del vantaggio. Quindi abbiamo fatto una buona partita, devo dire. E voliamo così in finale con 14 gol fatti. Quindi direi proprio non male. In una finale che sfideremo Hazard Costa, che è una squadra, come potete ben vedere, tutta della Premier, con Sterling, Sturridge, anche il Barbo, super il Barbo sulla fascia.
E allora può iniziare così la partita. Subito il sedicesimo, Cristiano Ronaldo viene trovato. Attenzione, il Barbo lo punta però, perché quando corre il Barbo pure è fermabile. Ma Ronaldo passa, ancora Ronaldo. Può andare avanti il tiro, parata, arriva lui. Oh, Aubameyang, non manca mai. Che giocatore, signori. Non manca mai. Ronaldo fa sempre la grande azione, ma non riesce a buttarla dentro dopo la grande azione. E allora siamo 1-0 e andiamo al 27esimo minuto. Brutto fallo. Fallo alle spalle di Aubameyang. Un pochino forse di nervosismo in campo. E viene espulso. Espulsione per... non ho visto chi, signori. Però c'è stata l'espulsione di Funes Mori. Ecco, adesso sì, l'abbiamo visto lì sopra. E allora Ghoulam può subito girare. Ghoulam dà il pallone a Pjanic, che trova Parolo, che sua volta che torna indietro per far entrare Pjanic. Pjanic, attenzione, fa una vinta. Si gira 2-0. Siamo 2-0 al 30esimo in finale contro il nostro avversario che ha 10 giocatori in campo. Quindi la partita si fa tutta in salita per lui e tutta in discesa per noi. Siamo al 32esimo minuto però, che non molla. Trova un calcio di punizione con Yaya Touré, che tenta il destro. Mamma mia, potentissimo. Adler la butta fuori per non rischiare. E allora il solito Cristiano Ronaldo va a puntare Ozil. Ozil, attenzione, però non lo perde con il passo di poco. Ancora però Ronaldo alla fine ce la fa. Vediamo, fa una finta ottima. Mamma mia, palo! Palo esterno di Cristiano Ronaldo. Non è di certo la sua finale fortunata, come diciamo anche la semifinale, che non è riuscito a trovare il gol. E allora Aubameyang però può vedere Guarin con il destro. Un pochino una mozzarella, una busta bagnata, per essere educati. E allora ancora Quaresma viene trovato. Quaresma, che è appena entrato al posto di Ferreira Carrasco. Continua Quaresma sul lato. Attenzione, Quaresma fa una serie di finte. Ancora Quaresma che prova con il tacco. Dico, una serie di rimpalli favorevoli per Quaresma. 3-0 al 64esimo. Qui è stato molto fortunato Quaresma, signori. Una palla proprio fortunatissima. Però attenzione, tenta il tiro, il calcio di rigore. Fallo fatto da Perrin. E allora può andare Yaya Touré contro Ziller. Attenzione, ho sbagliato, pensavo fosse Adler. Spiazzato il nostro portiere. Yaya Touré trova così 3-1. Accorciano le distanze, anche se un pochino difficile. Però siamo adesso all'85esimo minuto con il pallone sempre per il solito Quaresma, che si diverte a schillare un po' e avrà bruciato tranquillamente. Ancora Quaresma. Quaresma può andare sul fondo. Vede mezzo Ghoulam. Ma dai ragazzi, stavolta lo dico, ha tirato una busta di piscio. Cioè, non si può vedere. Però va bene uguale. Continua l'azione adesso del Giomina Team con Cristiano Ronaldo, che continua a mandare in bianco tutti i suoi avversari, che stavolta proprio con una scivolata casuale riescono a prendere la palla. E siamo al 90esimo. Punizione che Ronaldo la lascia a Quaresma. Tenta il tiro. Mamma mia, incrocio dei pali. Finisce qui però la partita su questo calcio di punizione. Quindi vinciamo 3-1 e ci aggiudichiamo il Foot Draft, subendo 4 gol e facendone 17, signori. Quindi 17 gol fatti e 4 subiti. E abbiamo vinto questo, un pacchetto, anzi due pacchetti oro e due giocatori oro premium. Adesso li apriremo insieme e andiamo a vedere il primo oro premium. Snyder. Ma regà, mamma mia però. Cioè io dico, boh, vabbè, Snyder già in 84, non è così male, dai. Accontentiamoci sperando di salire un pochino. Poi abbiamo trovato chi è Troiona, Tradina. Attenzione, secondo pacchetto, Lionel Messi. Kurzawa, raga. Mitroglou è meglio però. Raga, ridicole ste robe, oh. Dammi un altro pacchetto oro premium, eh. Pacchetto oro premium, qui qualcosa troveremo, no? Trap. Abbiamo trovato Trap. Rafael, oddio mio però. Dai, non si può, raga. Cioè, abbiamo speso 15.000 per entrare a fa sto coso. Ultimo pacchetto, Aguero. No, veramente, Portillo, no, non si può vedere, oddio mio, queste cose non si possono vedere. E va bene ragazzi, con questo è tutto. Arriviamo a 700 mi piace per una nuova serie o una nuova sfida con Foot Draft. Vi invito a rimanere comunque sul mio canale, che presto usciranno nuovi video. Ciao ragazzi e al prossimo.